Che vuoi? Nerone! Ma che me devi dire? Oh, salvo! Salvo a tutti salvo! Oh, c'è sta uno che mi deve parlare di Nerone! Così dice. Oh, ma che vuoi di Nerone? Ah, oh, ho capito. E vabbè, sali, dai! Ce l'hai mezza piotta? Una piotta? Oh, manco una piotta, oh. Ma che campo fa questo? E dai, sali! Sigla. Sto emergendo da uno scavo che ho fatto proprio qui sotto casa mia, la cucina di casa mia, e ho fatto una scoperta sensazionale. Però, acqua in bocca, mi raccomando, acqua in bocca con tutti, perché se lo vengono a sapere quelli della sovrintendenza, se lo vengono a sapere quelli della sovrintendenza, se lo vengono a sapere quelli della sovrintendenza, se lo vengono a sapere quelli dei beni culturali, so cazzi, va bene, quindi mi raccomando, acqua in bocca, non lo dite a nessuno. Allora, ho scoperto una cosa veramente meravigliosa. Ho ritrovato un ritrovamento archeologico appartenuto a niente poco di meno che all'imperatore Nerone. Quello là, bravi, quello che c'aveva il vizio del fumo. In pratica il ritrovamento che ho fatto è una cosa stupenda, meravigliosa. Trattasi di una statuetta. Eccola, questa è la statuetta. E come potete vedere è una statuetta di pregevole fattura. Eh già, perché chi me l'ha venduta mi ha già caricato la fattura al 25% d'IVA, mortacci sua. Si è portata avanti col lavoro, eh? Bravo, bravo. E allora non conoscete la storia realmente reale dell'imperatore Nerone? E questo mi dispiace assai. E vabbè, forse vi posso aiutare io, eh? Ma prima lasciatemi presentare. Mi chiamo Beckenbacher, noto archeologo tedesco con note discendenze romane e salite napoletane. Dal nome potete intuire che sono un po' archeologo e un po' calciatore. Modestamente mi chiamano il libero pensatore e ho giocato per molti anni nella nazionale archeologi. Nella nazionale, ho giocato nella nazionale. Ho giocato nella nazionale sia della Germania e sia dell'Italia, avendo doppio passaporto. Mio padre era di Spaccanapolo e mia madre, oh, era di Testaccio. E io invece nacqui nell'acqua di Colonia. E che mi tocca dire per campare? Allora, io sono archeologo qualificato con master e specializzazione in tombarologia e vendita di reperti archeologici in Italia e all'estero. Io sono un tipo molto qualificato, sono ricercato, anzi ricercatissimo, specialmente dalla Guardia di Finanza e anche dai carabinieri che si occupano di ritrovare i beni tutelati dallo Stato. E questo mica l'ho capito perché tutti ho le calcagna quest'anno. Comunque, datemi pieni poteri e darò più scavi e più musei per tutti, perché lo so che a voi italiani vi piace un sacco andare per musei, per scavi, per opere d'arte, specialmente in quelle giornate dove non si paga un cazzo. Allora, visto che ho scoperto questo reperto archeologico appartenuto all'imperatore Nerone, voglio raccontarvi qualche frammento della sua storia. Eh? E lo farò grazie alla mia Bibbia. Eccola qua, che porto sempre con me. La mia Bibbia. Siamo culo e camicia, Don Chisciotte e Sancho Panza. Eccola qua, qua dentro c'è scritto veramente tutto. Andiamo alla lettera N come Nerone. Eccola qua. O-N-E. LPGVQN, eccola qua, N, abbiamo trovato la lettera N dopo la lettera Q. Allora, dopo
Dovete sapere che Nerone fu realmente un imperatore crudele e senza scrupoli, un uomo narcisista, oserei dire, che poi questa parola si usa pure tanto, narcisista, e aggiungerei patologico, narcisista patologico, dai tratti un po' borderline, con le stesse perversioni sessuali di Christian Grey. Christian Grey? Gay o Grey? Vabbè, che ce ne fotta, no? Se è gay, oh, è un problema suo. Comunque, diciamo, Christian Gay è dall'esuberanza di Gianluca Facchi. Non ho chiesto a Gianluca che si chiama Facca. Boh, vabbè, pure quest'altro dove sarà uscito, e che ne so, ma tutto a noi, ci rimandano tutto a noi. Vabbè, lasciamo perdere i vacchi, i gay e tutti i filistei e ritorniamo a noi. Allora, Nerone. Nerone, al secolo Lucio Domizio Eno Barbo, nasce ranzio in una fredda notte di dicembre dell'anno di grazia 37. Ancora bambino, perde il padre e cresce con la sola madre, Agrippina. Agrippina è una donna imparentata almeno con i tre quarti dell'aristocrazia romana. È una donna bellissima, seducente, straordinariamente affascinante e con uno stacco di coscia. Ma che ve lo dico a fare? Vabbè, lascialo perdere. Mentre Nerone era sì alto, biondo, con gli occhi azzurri e soprattutto però aveva l'omicidio nel sangue. E purtroppo non era mai anemico. Ma lui lo faceva per gioco, era un ricconcello, si divertiva così. Stermina in parte la famiglia, madre compresa, la quale, avendo lo stesso profilo genetico del figlio, di Nerone, cioè, che fa? Diventa un'assassina seriale. Ma non sapete che cos'è l'assassina seriale? Ah, vabbè, ve lo spiego io. Allora, seriale è un'assassina seriale quando ammazza solo la sera. Certamente, lo dice anche la parola, anche perché poi durante il giorno c'aveva da fare, no? E mo cucina e mo pulisce, mo pulisce e mo cucina, e mo cucina e mo pulisce. Quando lo trovava il tempo per ammazzare la gente, impossibile. Quindi era un'assassina seriale, va bene. Comunque, alla morte della quarta moglie Fredifre. Alla morte della quarta moglie Fredifre. Alla morte della quarta moglie che scopava con tutti, e così abbiamo messo tutti d'accordo, chiamata Messalina, sta scritto qua, Messalina, Agrippina, la madre di Nerone, che di matrimoni se ne intende, che fa? Avendone voi già due alle spalle, seduce l'imperatore Claudio, l'imperatore Claudio del... Allora. Al rientro dalla luna di miele, Agrippina convince l'imperatore ad adottare il piccolo Nerone avuto dal precedente matrimonio con Domizio Eno Barbo, preferendolo a Britannico, il figlio avuto da... È chiaro, no? Messa è Lino, visto che la camicia è femminile, Lina. Messalina, vi devo dire tutto io, mamma mia, metteteci un po' di ingegno, no? Comunque, per scrupolo viene assassinato lo stesso. Crudele, avide, affarista, Agrippina spiana il terreno al figlio, circondandolo di uomini a lei fidati, gli affianca anche come precettore Seneca, che poi un po' di filosofia non guasta, e il centurione Afranio Burro. Belli romani, Burro. Afranio, portami il burro! La roba si dice con una sola R, quindi mi sembra pure giusto. Che poi, burro, mi sta pure bene, ma Franio, ma che cazzo di nome è Franio? Ma che ne so, dai, è su. Vabbè, lasciamo perdere, va. Quindi, in seguito, comunque, questo Afranio diverrà prefetto del pretorio. Ad Agrippina però non basta, è nel 54 che ti combina, Agrippina, che ti combina, e vabbè, ve lo dico io che vi combina. Un po' di suspense, no, non guasta.
Nel 54 Agrippina avvelena Claudio, certamente. Si mette ai fornelli e gli fa quattro sarti in padella di pasta e fagioli, che poi la pasta e fagioli è la morte sua, cioè di Claudio. E vabbè, volete sapere com'è morto proprio Claudio con sta pasta e fagioli? Lui che fa Claudio? La sera va, magna sta pasta e fagioli, si ingozza bello bello e poi se ne va a letto. Lui se ne va a letto, si mette il pigiamino rosso, la corona d'ulivo sopra la testa, è tutto tranquillo, tutto bello, scialla, scialla. Prende e si ficca sotto le lenzuola con tutta la capoccia. Si è ficcato sotto le lenzuola. A un tratto, che succede? A Claudio gli parte subito una scarica di scuregge. Che se l'ha preso, l'ha soffocato, l'ha preso proprio al collo e quello ci è rimasto stecchito in un attimo. Ma dicomi io, Claudio, ma io ti ho sempre detto, ma non si fa, non si dorme con la testa sotto le lenzuole dopo che ti sei magnato, dopo che ti sei magnato, eh? Una cofanata di pasta e fagioli, ma che se fa? Ma no, non ci stai con la capoccia, ma dire. Vabbè, dai, Claudio, ma che te devo di tutto io? Un'uscita decisamente col botto. E che devi fare? È così. Ed anche Claudio ce lo siamo levati dalle palle, o meglio, grazie alla pasta e fagioli di Agrippina. Comunque, io, Franz Beckenbacher, stimato archeologo tedesco di fama internazionale, mondiale, conosciuto nei quattro continenti. I continenti sono 4-5, mica mi ricordo, mannaggia allora. Vabbè, 4-5, che ce ne importa? Tanto dove si mangia in 4, si mangia in 5. Io vi stavo dicendo, Franz Beckenbauer, vi posso assicurare che l'idillio tra madre e figlio, cioè tra Nerone e Agrippina, ha però il suo epilogo. Nerone, da degno figlio di buona donna, sta scritto qua, vedete, nella mia Bibbia personale, consapevole delle trame di potere della madre. Decide ad un certo punto di disfarsene. Medesima sorte tocca alla prima moglie Ottavia, figlia di Claudio e Messalina. Ottavia viene torturata e anche la seconda moglie. Ma vedevo di tutto io, vedevo di. Ma come state messi? Dico, ma studiate un po', ma studiate. Comunque, Poppea, lussuriosa amante di vecchia data, viene uccisa con un calcio negli stinchi per aver avuto l'ardire di rimproverarlo aspramente una sera che era rincasato tardi. Vabbè, una sera che era rincasato tardi. Io vi volevo dire in pratica che non sono certo i dissidi familiari all'ordine del giorno della famiglia Giulio Claudia a cancellare Nerone dagli annali. I contrasti con il Senato sono dovuti a una riforma tributaria che oggi sarebbe considerata di sinistra. E allora il PD mi verrebbe da dire, eh? Ma non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Nerone, con la scusa di raddrizzare i conti, vorrebbe varare una patrimoniale che fa incazzare i ricchi patrizi dell'urbe, una vera e propria stangata atta a prosciugare i loro conti correnti. Inoltre, convinto di essere un grande poeta, obbliga il popolo ad assistere alle sue esibizioni. Mannaggia la morte, mannaggia. Creando uno sfortunato precedente che si ripeterà 2000 anni dopo, quando Roma sarà costretta ad assistere alle performance canore del duo, e sarà costretta ad assistere alle performance canore del duo. Avicella Berlusconi. Avete capito? Avicella Berlusconi. E questo è Avicello Berlusconi.